Ciao, benvenuti, bentornati. Questo è Opera Prima, il format in cui andiamo ad analizzare i primi passi dei grandi registi nel mondo del cinema. Esatto, stiamo parlando di persone del calibro, che ne so, di Ridley Scott, Steven Soderbergh, il maestro Matteo Bruno, ormai compianto. Ormai compianto, sì, è morto nel 2012. Sì. Oggi parliamo, come avete visto nel titolo, di James Cameron. Esatto, forti dell'uscita del trailer del suo attesissimo sequel di Avatar. Quindi lanciamoci subito nella vita di James Cameron. Madonna, oggi che velocità. Oggi sento che è cambiato l'operatore della magia. Può essere. Partiamo con la domanda di rito, Mauro Zingarelli. Qual è l'opera prima di James Cameron? Scopriamolo. Oggi sento che sarai molto sorpreso. Perché se andiamo sul nostro amico IMDb, eccoci qua. James Cameron, subito dopo questo cortometraggio Xenogenesis del 78, di cui ovviamente poi parleremo, il suo primo film nell'81 è Piranha Paura, tra l'altro titolo italiano, perché se apriamo il film, in realtà il titolo originale è Piranha Parte 2 The Spawning, perché è un sequel in realtà. Tra l'altro oggi per te c'è una sorpresa che qualche osservatore più acuto potrebbe aver già individuato, ovvero eccolo qui. Ma perdonami, ma è un'immondizia. C'è un culo in primo piano. È perché? Ma poi cos'è Piranha Paura? Ma è una cosa. Ma questa è da scene brutte. Sì. Che poi scusami, regia Ovidio Giasonitis e Miller Drake. Ma quanta gente l'ha girato sto È una film? Lunghissima storia che ti assicuro sarà molto divertente. Ci sono anche dei cadaveri di mezzo. Cadaveri. Ma cominciamo dall'inizio. Esatto. Vabbè. Partiamo dall'inizio. Quindi James Cameron, allora, lui è sempre stato un grande appassionato di cinema, di tutte le tecniche del cinema, però in realtà entra nel mondo del cinema particolarmente tardi, perché al contrario della maggior parte dei registi che abbiamo visto fino adesso, non può permettersi di andare all'università di cinema, perché comunque le università di cinema, soprattutto in America, costano un botto. E quindi quello che fa lui è va a un community college. Okay. Che per chi non lo sapesse è una sorta di versione di college per barboni. Sì, è un po' quello. Tutto questo accade nel 74, lui ha circa 20 anni. Tra l'altro okay. Non prova neanche a laurearsi in cinema. Fa la facoltà di fisica e poi però non riesce ad andare avanti, si trasferisce a letteratura perché gli piaceva il cinema, voleva da fisica a letteratura perché voleva entrare più nel mondo della narrazione essenzialmente. Non c'ha le idee chiare. Non c'ha le idee chiare, infatti molla tutto e va a fare il bidello. Ma questo con una prospettiva o? Zero prospettiva. Ok. Semplicemente dice vabbè, questa è la mia vita, questo è. E fino adesso vedo esattamente nella mia testa la strada che lo condurrà a Piranha Paura. E invece giustamente, no. Chi lo dopo a girare sto film? Guarda, c'è il bidello che non ha niente da fare. Credimi, l'impegno che ha richiesto arrivare a questo film. Ma adesso ne parliamo. Quello che cambia la vita di James Cameron è un piccolo film che esce nel 77. Eccolo qui. Ah, questo è il film che cambia la vita di James Cameron. Cameron lo vede e dice no. No, non, gli rode il culo a cannone. Dice, posso questa farlo cosa... meglio. No, dice questa cosa la volevo fare io. E avete presente quando vedete una cosa e vi rode il culo perché qualcuno l'ha fatta e la volevate fare voi? È quello che succede. Però lui era un bidello. Però gli piaceva tanto il cinema, voleva lavorare al cinema, semplicemente non aveva avuto la possibilità di farlo e si era arreso, ha detto ok, va bene, non lo farò mai. Quindi lui dice, io stavo lì che mi facevo gli acidi, mi fumavo le canne, stavo era uno... era un ragazzo, nel senso, aveva poco più di 20 anni. Uno con un po' la testa tra le nuvole, nel senso, era un po' okay. Lo studente... Era un drogato, era un po' avanti. Lo studente medio del Dams. Perfetto, un saluto al Dams che forma bidelli dal 2002. Effettivamente più o meno. Detto ciò, come puoi ben vedere, se torniamo sulla sua filmografia, Xenogenesis, il corto di cui ti parlavo, è del 1978, ovvero un anno dopo l'uscita di Star Wars, che esce nel 77. Quindi, proprio grazie a questa cosa, lui trova un amico, una persona, un altro guidatore bidello. Di camion col quale condivideva la passione del cinema e decide di buttarsi nel mondo della produzione video. Come fa? Praticamente trova un gruppo di dentisti che deve praticamente a fine anno hanno questo commercialista che gli dice ragazzi dovete pagare meno tasse, dovete pagare meno tasse, trovate una maniera di spendere dei soldi, e loro tirano fuori questo fondo di $20,000 per un corto da investire essenzialmente, piuttosto che pagarli di tasse
investiamoli. Nell'arte. E James Cameron, esatto, James Cameron li infinocchia e poi loro gli fa: no, ma Star Wars ha fatto un grande successo, datemi soldi per produrre un piccolo corto stile Star Wars, se vi piace poi facciamo il film e facciamo i mega soldi. Esattamente. Ne esce fuori questo Xenogenesis che, per nostra grande fortuna, è su YouTube. È su YouTube, quindi adesso lo cerchiamo. Allora, eccolo qua. Mamma mia. Ne esce fuori questa piccola perla. Questi 11 minuti di cortometraggio. Ah, c'è proprio Luke Skywalker il protagonista. Eh sì, è un po' quello. Tieni, c'è un robottino. Dai, 20.000 dollari di dentisti, eh. Vabbè, quindi c'è un robot, c'è Luke Skywalker dei poveri, di che parla? Beh, praticamente c'è lui che è un ingegnere, che c'è una nave senziente femminile, lui deve trovare un posto dove ripopolare la terra, insomma, generica, trovano un robot pulitore, si menano. Quindi loro fanno questo enorme cortometraggio che costa comunque anche un tot, lo fanno vedere i dentisti e i dentisti fanno: non c'è manco un trapano, c'è manco una carie. Quantomeno non abbiamo pagato le tasse, però gli dicono: no, niente film, non ce la sentiamo di finanziare il film. Ma qualcun altro lo vede? Qualcun altro lo vede. E una dice? Persona molto molto importante, ovvero lo vede Roger Corman. Roger Corman è un famosissimo produttore di B-movie, nel senso non è famoso tra i più, però è il re dei B-movie americani. I film di Roger Corman sono stati i luoghi dove si sono formati registi del calibro di Coppola, di Scorsese, cioè lui quello che faceva, produceva tantissimi B-movie, però dava tantissime possibilità ai giovani. Diceva: venite, fate, che me ne frega. Quello tanto che vi comunque pare. È una merda. Esatto, però venite, quindi fate, buttateci le vostre idee, non me ne frega niente. Sei un bidello, voglio sentire cosa c'è da dire. Quindi vede Xenogenesis e gli dice: bravo, tu puoi fare la merda. No, con me. Tu hai un buon intuito per gli effetti speciali, vieni a fare il modellista. E quindi lo assume per fare i modellini dei suoi film. E il primo film a cui lavora è Battle Beyond the Stars. Vi faccio vedere al volo il trailer, tanto ci troviamo. Battle Beyond the Stars, eccolo qui. Anche questo ripreso da Star Wars, suppongo. Beh sì, all'epoca erano tutti rip-off di Star Wars. Però no, posso dire, non fa così schifo. No, ma infatti, ma il grande vantaggio dei film di Corman è che erano ovviamente film realizzati con pochissimi soldi, però con tantissima inventiva. E quindi alcuni di questi modellini li ha fatti James Cameron. Non alcuni di questi modellini, un modellino specifico per il quale è stato assunto. Eccola qui, questa navicella qui. Ma sono delle ovaglie. No, sono delle tette. Ah, giusto. È una navicella, ecco, te la faccio vedere meglio qui. È una navicella con le tette. Perché praticamente cosa succede? Succede che Corman fa una sorta di Masterchef, no? Dice, prende una serie di persone e dice: fate a gara a chi mi disegna la navicella per Battle Beyond the Stars più figa di tutte. Okay. E tutti quanti se ne escono con queste cose ispirate al Millennium Falcon, Star Wars, molto molto geometriche. Fino a che arrivano al design di Cameron, che è questo. E lui dice: io ce l'ho. Ieri mentre mi drogavo ho pensato: Sinne. No. Sinne è la soluzione. Roger Corman gli chiede: che cos'è quella? E lui fa: è una navicella con le tette. Quindi il suo primo contributo al mondo del cinema è la navicella con le zine. È la navicella con le zine. Perfetto. Tu adesso stai facendo una battuta sul fatto che lui era un drogato. Ma non è così in realtà. Nel senso, lui aveva deciso: adesso farò questa mega arrampicata. E è un po' una rivista, esatto, grazie per il termine giusto. E quindi lui trova una maniera subito di iniziare a scavalcare tutti. E proprio durante le riprese di Battle Beyond the Stars riesce a convincere Corman e la sua assistente, Galen Erd, che poi diventerà la produttrice di Terminator e sua futura moglie, riesce a convincerli che il lead designer, il capo del dipartimento di design, non sta facendo un buon lavoro e che dovrebbero licenziarlo e assumere James Cameron al posto suo. Prende questo nuovo lavoro, lo convocano nell'ufficio e gli fanno: senti, è il tuo nuovo lavoro, quindi, dato che hai delle nuove responsabilità, eccoti qui i soldi per le spese di tutto il reparto, eccoti qui la cocaina e le anfetamine. Ma lui fa: ma scusa, scusatemi, ma in che senso? Sono gli anni 80, aggiungo io per contesto, nel compenso della troupe
rientrano. Ma cos'è Boris? E la cocaina, e tu in quanto capo del reparto devi averne più di tutti. No, hai la responsabilità di distribuirlo. Ma che c***o dici? Alla truppa. Continua a vedere ancora di più la strada verso Piragna Paura, perché oltre alla monnezza c'è anche la droga dentro della testa e dei cervelli. Negli anni 80 era la norma, cocaina a go-go. Come arriviamo dal fatto che lui è riuscito a diventare capo reparto di tutta la parte di design a questo? Allora, perché Piragna Paura, tra una droga e un seno, lui lavora anche a dei film che sono decenti, nel senso, per esempio, fa questo qui. Fuga da New York. Quello di Carpenter. Esattamente. È un filmone. È un filmone, infatti, ripeto. La società di produzione di Corman si occupava anche degli effetti speciali di altri film, quindi comunque Cameron ha la possibilità di lavorare a questo film. Si occupa, tra le varie scene, di questa roba qui, ovvero di questa visione che gli viene richiesta da John Carpenter di Manhattan in 3D. 3D barra boh. Barra render, essenzialmente. Sì, un po' alla Tron. Quindi che cosa fa James Cameron? James Cameron costruisce un piccolo modellino di New York in cartone e poi dipinge i bordi del modellino con la vernice fluorescente. Carpenter dice bravo, tutti quanti dicono bravo, lui continua a lavorare e a questo punto quindi arriva il momento in cui deve fare la regia del suo primo film. Esattamente. E siccome tutti gli hanno detto bravo, hanno ben pensato di affidargli Piragna Paura. Allora, ricordi quando parlavamo di Piragna Paura? Tu hai letto un nome. Eccolo qua, questo signore è qui. Ovidio Giasonitis. Comunque ti posso dire, ma perché noi italiani non facciamo mai bella figura all'estero? Ma pare un incrocio tra Briatore e Leone dell'Ernia, non si può vedere. Vabbè, negli anni 80 era un produttore di B-movie americani in Italia, quindi loro li producevano qui con registi americani e poi li vendevano al mercato americano. Non posso immaginare. Lui va sul set di un film a cui sta lavorando Cameron, che si chiama Galaxy of Terror. Assonitis va sul set mentre Cameron sta girando una scena in cui sta facendo recitare dei vermi e rimane particolarmente impressionato. Perché praticamente cosa sta succedendo? Perché era strafatto di cocaina, no, non capiva un c***o. Cosa stava succedendo? Praticamente dovevano fare una scena in cui un braccio di un cadavere veniva mangiato da alcuni vermi e però avevano preso i vermi quelli... le larve, quelle che dai da mangiare agli insetti, esatto, e quelle non si muovono, quelle stanno ferme, sì. E loro avevano bisogno che però si muovessero come delle larve, quindi praticamente cosa hanno fatto? Cameron ha avuto l'idea di mettere a terra un fluido che fosse conduttore di elettricità e quindi creavano un corto circuito con questo liquido e l'elettricità passava dentro i vermi e li faceva contorcere come se stessero mangiando. E quindi Fico. Lui riusciva Bravo. A far recitare Madonna. I vermi. MacGyver. James Cameron stava qua, poi lavorava dei film di merda. Però li faceva qui. Li faceva qui. Quindi vabbè, arriva Briatore, lo nota e che succede? E gli dice, senti, io ho questo film che è Piragna 2. Praticamente è un sequel del primo Piragna di Joe Dante. Vuoi farlo? E Cameron dice, a quell'epoca nel gruppo di Corman il concetto era non mi importa che cosa mi propongono, tu ti prendi quello che ti arriva. Cioè da dirigere un film va Fallo. Bene. Quindi lui dice, guarda, a patto che non sia un film porno travestito da B-movie. Cioè l'importante è che i piragna non fanno i bocchini. Esatto. Ok. Essenzialmente va bene, lo faccio. Qual è il problema? James Cameron non sa che si sta andando a infilare in una gigantesca trappola. In realtà Cameron era il secondo regista preso per fare Piragna Paura, perché il primo era stato licenziato. E guardando gli altri due film precedenti era successo la stessa cosa anche agli altri registi dei film di Assonitis. Cioè, quello che faceva è che dato che lui aveva l'obbligo di avere un regista americano, ma in realtà i film li voleva fare come lo voleva lui, lui prendeva un regista americano. Come prestanome. Esatto, gli faceva fare una settimana di riprese, poi lo licenziava, e finiva di dirigere il film a posto suo e metteva comunque il nome dell'altro regista. Bravo. Fatto sa che inizia questa roba. La prima cosa che succede è che loro vanno in Giamaica a girare, perché il film è ambientato in Giamaica, a terra. Si guarda intorno e si rende conto che nessuno della troupe parla inglese, perché sono tutti italiani. E scopre tra l'altro anche che non c'è niente, non ci sono le location fermate, non ci sono i permessi, non c'è nulla. Vabbè, è una truffa. Il film è tutto disorganizzato, i piragna fanno schifo, quindi dice va bene, ma io sono James Cameron, si rimbocca le maniche e inizia a dipingersi da solo i piragna, si crea
dei prop che vuole usare, ma soprattutto prende dei soldi dal location manager, inizia a farsi il giro di questa città dove devono fare le riprese, inizia a fare accordi con le location. Dice: giriamo qua tra una settimana. Le riprese vanno avanti in una maniera un po'... Come fanno ad andare avanti? Scusa, non riescono a parlarsi tra loro. Esatto. Poi a Sony non gli fa vedere il girato a fine giornata, cioè gli dice: non puoi rivedere i giornalieri. Non puoi, sono fatti cazzo. Poi ma il regista, allora Marco, tu questo film non l'hai visto. Ma posso vedere il trailer, scusami? Poi ti faccio vedere il trailer, bravo. Vabbè. Comunque, vabbè, il concetto è che c'è questo relitto, ci sono questi piragna che si mangiano le persone, un esperimento. Zio, ma non si capisce niente. Eccolo, ah, Piragna 2. Vabbè, uno schifo proprio. Cioè, ma io pensavo fosse brutto, ma non così brutto. Ti racconto l'aneddoto che secondo me rimarrà negli annali di questa cosa. A un certo punto c'è una scena in un obitorio dove c'è questo cadavere che sono mangiato dai piragna e loro devono guardarlo, bla bla bla, eccetera eccetera. E lui trova un obitorio lì e fa questo accordo economico, dice: eccovi dei soldi, fatemi girare qui. E si presenta lì il giorno del cadaveri inclusi? Esatto. Cioè? Lui arriva e sul tavolo di metallo dell'obitorio ci trova tre cadaveri impilati uno sopra l'altro, ma... veri, tra cui quello di una bambina piccola. E che James Cameron fa: ragazzi, ma li dobbiamo girare, e come... E quindi nell'andare a prenderli rovesciano tutti i cadaveri a terra e c'è questo mare di sangue. Ma che c***o. E quindi dicendo? James Cameron fa: vabbè ragazzi, da un attimo in pausa, siete a spazzare lui. Il set, lui, per levare il sangue. Ma quindi scusa, riesce ad arrivare alla fine di questo delirio senza finire in prigione? No. No? Dopo 8 giorni di riprese. 8 giorni? Cioè tutto questo di che vi avete scritto è 8 giorni? Sì. Ma scusa, dopo 8 giorni di riprese, il nostro caro amico, di cui riprendiamo una diapositiva, eccolo qui, il video di CS Unitis, lo licenzia. Ma dice: come? Abbiamo visto i giornalieri, fanno schifo le due riprese, non vanno bene. Sarà forse perché la truppa era su italiano? Sarà perché le location non c'erano? Gli dice: non si riesce a montare il film. Dice: ma come, fatemi rivedere, fatemi un attimo capire. No, cagare il cazzo. Quindi? Licenziato. A lui viene impedito di assistere al montaggio. Lui però comunque ci tiene, perché dice: regà, è su, è il mio primo film, va bene tutto. E quindi va a Roma, dove il film sta venendo montato. Ok. E cerca in tutti i modi di avere accesso di entrare in sala al montaggio. Esatto. E non ci riesce. Quindi? Non fa irruzione, non me lo dici. Ma che senti? Furto con scasso, si ruba. Tutta questa parte è presunta, perché in un'intervista James Cameron ha detto: no, ma che scherzi, quello sarebbe un reato. Non l'avrei mai fatto. Se però l'avessi fatto, avrei fatto così. Esatto, quindi tutto quello che sto raccontando viene da questa situazione che legalmente non è mai successa. Ok. Ma se fosse successa, lui avrebbe utilizzato una carta di credito per aprire la serratura. E poi, dato che non sapeva l'italiano e quindi non riusciva a riconoscere i rulli l'uno dall'altro, no, è partito da quello con la scritta fine, che era l'unica parola che riconosceva in italiano, certo, essenzialmente, e da lì è andato all'indietro e ha rimontato una sua versione del film che puntualmente a Sony si è tornato, ha visto e ha fatto: ma te sei scemo, chi te se cura? E l'ha rimontata da capo. Vabbè, dopo questo, cioè, quindi scusami, facciamo un piccolo recap. Sì, allora. Certo. Ciao, sono Briatore. Voglio fare un film. Si chiama Piragna 2. Vuoi farlo? Sì. Vieni in Giamaica. La troupe parla solo italiano. Non ci sono le location, ma ci saranno dei culi e delle zinne. Dopo 8 giorni ti licenzio, vado a Roma a montare. Furto con scasso. Entro nella sala montaggio con l'obiettivo di rimanere nella sala montaggio a montarsi il film. In quanto tempo, quindi? Non lo so. Più di una tempo. Sera, però, insomma. Una sera, una notte monta tutto il film. No, non in una notte, in varie volte. Quindi, furto con scasso. Vabbè. E poi alla fine della questione quello lo guarda e dice: no, lo rimonto io, ciao. Esatto. E alla questo fine, è il suo primo film. Alla fine il film comunque... Ma non gli poteva far causa? Sì, se non fosse che lui era povero in canna. Quindi semplicemente a Sony si gli dice: vai, fammi causa. Ah, ce l'ha imbruttito con gli avvocati. Esatto, e quindi essenzialmente lui lascia perdere, torna. Non gli poteva chiedere togli almeno, cioè qua, no, scusa, non puoi fare uno zoom. Cioè, viene venduto così, Piragna Paura, un film di James Cameron. E qui ci arriviamo, perché
Qual era il problema? A Sony Diz aveva un accordo che gli permetteva di produrre film a patto che il regista fosse americano. Ho capito, però non è il suo film. Sì, ma lui non può fargli causa perché non ha i soldi per pagare un avvocato. E non può chiedere anche alla produzione di togli il mio nome. È a Sony Diz la produzione. Non può togliere il suo nome perché se tolgono il suo nome salta l'accordo con la Warner per il quale loro potevano produrre il film solo con un regista americano. Ora, questo è un fallimento totale. Certo. Ma ne viene fuori una cosa buona. Cioè? Un momento in cui James Cameron è povero in canna, a Roma, in un albergo sconosciuto, sopravvive mangiando gli scarti dei servizi in camera delle altre stanze. Comunque insomma, è proprio una vita di merda. In un momento in cui c'ha questa influenza, questa febbre altissima, non si capisce, probabilmente perché stava vivendo di merda. Si drogava. No, non si drogava, basta con questa storia. Pare che durante una notte di deliri febbricitanti, in sogno, gli appare questa immagine. La Madonna. No, gli appare questa immagine di un androide tutto quanto di metallo che esce fuori da delle fiamme. Terminator. Esatto, lui si memorizza questa immagine che gli viene in sogno, la disegna. Questa è una grande idea, dice secondo me. Dai, torna in America, si lecca le ferite e decide, scriverò questa sceneggiatura. La striscia qua, la striscia là. No, basta questa storia. Quindi Terminator. Scrive questa sceneggiatura, Terminator. Praticamente la fa leggere la sua agente, la sua agente dice ma fa schifo. E lui dice sei licenziato, vaffanculo. Essenzialmente si riunisce con Gail Ann Hurd, futura moglie di James Cameron e prima di essere futura moglie di James Cameron, produttrice insieme a lui di Terminator. A lei piace molto lo script di Terminator, lui gli dice guarda, io te lo vendo per un dollaro, ti vendo i diritti dello script per un dollaro, però lo giro io. Ma lo giro io. Okay. E lei inizia a portare in giro questa idea. Nel frattempo però, mentre stanno cercando di capire come trovare i soldi, gira questo script di Terminator, che okay, è effettivamente scritto molto bene. E quello che non tutti sanno è che se andiamo tra i credit di da James writer. Cameron da writer, dopo di Piranha Paura e dopo di Terminator, troviamo Rambo 2 e Aliens Scontro Finale. Quindi lui di botto passa da un enorme fallimento a i tre successi più della grossi storia della storia di quegli anni quantomeno. E quindi da lì in poi sappiamo come andrà a finire Avatar 2, 3, 4 e 5 e poi chissà quando ce lo leviamo davanti. Per cui per la prima volta abbiamo affrontato un regista la cui opera prima era una monnezza conclamata a cui lui ha partecipato parzialmente. Sì, cioè proprio era già scritto che fosse un B-movie. Però è la dimostrazione del fatto che quello che conta di più alla fine è la perseveranza, nel senso, ovviamente anche il talento, perché se non ce l'hai è un po' difficile, però quello piano piano lo coltivi, la perseveranza, cioè se lui fosse tornato a casa, avesse detto va bene, ok, basta, chi vese schioppa, questa... torno a fare il bidello, esatto, oppure torno a fare gli effetti visivi e non voglio più lavorare come regista, trocarmi, non voglio più fare regista, non avremmo mai visto Terminator, Avatar, eccetera, eccetera. E ci insegna anche un'altra cosa, ragazzi, se vedete un brutto film, non pensate subito che il regista sia un coglione, perché magari quello è il futuro James Cameron e voi potreste averlo giudicato male. Quindi, accendiamo le luci, basta. È stata un'avventura, un su e giù, una montagna russa. Di cui non si vedeva la fine, tra l'altro. Esatto. Quando andate a vedere Avatar 2 adesso? Esatto, fermate la gente per strada e dite, oh, ma lo sapete che quello che ha fatto sto film prima ha fatto Piranha Paura? No, non lo sapete. Andate a seguire Slim Dogs su YouTube. Esatto. E ovviamente scriveteci nei commenti i prossimi registi da affrontare in questo format. Detto ciò, noi ce ne andiamo. E ce ne andiamo... così. Così, ce ne siamo già andati. Quindi potenzialmente noi in questo momento stiamo facendo uso di droghe. No. Come faceva. No. No. No, vedi poi.